ringraziare il professore Caronna che si è impegnato moltissimo, ogni volta che mi incontrava mi ricordava sempre che c'era questa inaugurazione. Un'ultima cosa volevo dire, siccome nel 1985 ho fatto il presidente d'istituto in questa scuola e già questi locali erano completati, però si trattava sempre per aprirli. Poi per fortuna sono caduta tutta qualche pietra là in San Vito, per cui abbiamo apprezzato per aprirlo facendo degli scioperi. Però nonostante questo il collaudo non arrivava mai, e mi ricordo che mio zio veniva sempre a controllare per evitare che venissero rotti i vetri. E poi si riaprì questa, finalmente nel 1995 fu possibile inaugurare questo locale. Io volevo solo scusarmi con il dottore De Vincenti perché aveva prodotto un video che su Padrino c'era da dire tantissimo, sia su Don Calogio che su Padrino c'era da dire tantissimo, ed è stato detto tantissimo nel video. Il video durerebbe 59 minuti in realtà, quindi lo potete trovare su YouTube. Ovviamente abbiamo dovuto fare un piccolo taglio per accorciare, perché capite che sarebbe stato impossibile vederlo. Continuiamo con sì, più veloce, perché i ragazzi sono fulminati e noi siamo vecchi. Allora adesso passiamo la parola al professore Giacomo. Professore, già ti abbiamo chiamato in causa, è giovane, perciò sarà anche abbastanza breve. Okay. Ringrazio tutti, conosco voi grandi, ma questi ragazzi non li conosco, però farò in modo di... No, mi metto qua, va bene qua? Mi metto qua. Che dire, io ci sono nato in questa scuola, ci sono nato da alunno alla scuola agraria, quando la scuola agraria dicevano la scuola del panino, professor Adolfo, nato che mangiamo abbastanza. Sono cresciuto all'agraria, ma quella scuola del panino, come volgarmente si diceva, è diventata una grande scuola. Una grande scuola, poi le altre chiaramente lo diremo buono, pure perché proprio con padre Lino, noi quei ragazzi, di quei ragazzi c'eravamo io, il professore Miceli, tanto per fare un paio di nomi, no? Gli unici che siamo rimasti, perché fra pochi mesi anche noi dobbiamo fare le valigie. Speriamo a testa alta, senza, con un po' di emozione per non dire tanta, però mettiamo la parte dell'emozione e parliamo che la scuola veramente è cresciuta. Io mi ricordo che veniva nei paesi vicini, io, Quadrolino e noi tante ragazze, che accorreva, Enzo Miceli, vediamo questi ragazzi perché ancora non capiscono che la scuola veramente può dare tanto. E andavamo porta a porta a convincere le famiglie che era una scuola in prospettiva seria, cosa che è stata. Quindi un grande successo, ed è partito da questo signore qua. E noi andavamo come se dovessimo, ecco, dovevamo chiedere un pezzo di pane, ma quel pezzo di pane alla fine veramente ha funzionato, e ha funzionato tanto, è diventata una scuola all'avanguardia. C'erano due indirizzi, l'agraria, la ragioneria, poi il geometra. Purtroppo non c'era ragione di geometra, però probabilmente col tempo possono anche tornare. L'alberghiero che va benissimo, il liceo che va benissimo, veramente è una scuola all'avanguardia. Cioè dico solo una cosa, potrei dire per una settimana, forse non potrebbe bastare, perché noi siamo cresciuti anche con un Don Calogero, e tu lo sai, siamo cresciuti con tutti e due. E credo che ci hanno fatto crescere bene. Forse qualcuno di noi è cresciuto molto, però dico, speriamo di perdere qualche altro chilo. Però io mi ricordo una cosa, un'altra cosa con padre Lino. Per l'anno santo, nel lontano 75, abbiamo vinto il campionato e siamo andati in prima categoria. E chi veniva dietro con noi? Sempre padre Lino, padre decano, era solo per le partite in casa. Per le partite fuori veniva con noi padre Lino. Siamo andati in Germania nella zona Schlack, Lerach, sei nato lì, non lo so. Oh, ecco. Ci hanno accolto bene, abbiamo fatto un paio di partite e padre Lino era sempre con noi. Però prima ci siamo all'andata, ci siamo fermati a Roma per l'anno santo, siamo andati a trovare il Papa.
chiaramente non l'abbiamo visto, però siamo andati a Roma e poi la sera siamo andati in Germania per 11-12 giorni, tutto spesato dall'Azione Cattolica, dalla squadra di calcio. Cioè, voglio dire, una delle tante cose. La verità è questa, cari ragazzi, questa scuola è stata e sarà sempre formativa. Non dico altro perché altrimenti mi emoziono. Ciao. Allora, il sindaco Tommaso Di Giorgio. Grazie intanto dell'invito e soprattutto della bellissima iniziativa che avete fatto, che in qualche modo era quasi doverosa. Io ho conosciuto Don Lino molto bene, sia come professore, perché anche io mi sono diplomato presso questo istituto alla ragioneria, che però ancora era là sotto dove c'erano nel locale del convento di San Vito, e io partecipai a tanti scioperi, devo essere sincero, tante volte per non fare scuola, però alla fine abbiamo dato, come dire, un piccolo aiuto insomma a Don Lino, al sindaco di allora, che sono impegnati per ottenere questo edificio molto più grande, molto più idoneo alle attività. Mi sono diplomato nel 94, quindi non ho avuto il piacere nemmeno di venire un giorno da alunno, però ci ritorno sempre contento dopo, da sindaco, ma anche in qualsiasi attività. E ho però conosciuto, quindi dicevamo, Padre Lino, da vicepreside, da professore di religione, era il nostro professore, poi nell'attività istituzionale, in quanto decano arciprete del paese, e poi come persona affettuosissima e amico, io sono andato a trovarlo a casa pochi giorni prima che morisse. Abbiamo pregato assieme, mi ricordo, c'era anche Don Rosario Bacino, è stato un momento veramente bello viverlo assieme a una persona grande, tanto grande quanto umile. Così come grande fu il fratello Don Calogero, che io non ho conosciuto perché è morto nel 77, io avevo 2 anni, però l'alone di stima di tutta la popolazione. Cioè, Don Calogero, se ci fosse ancora Don Calogero, quante volte ce lo siamo sentiti dire, perché le iniziative che fecero, anche di natura innovativa a favore della comunità pisacquenese, furono davvero importanti. I caratteri tra Don Calogero e Don Lino erano molto diversi. Don Calogero era un, secondo me, innovatore, voleva sempre fare cose nuove, voleva andare oltre, e Padre Lino era, come dire, un continuatore, un conservatore, cioè una persona che era profondamente, come Don Calogero, innamorato del suo paese e che lottava per la salvaguardia di questo territorio, delle sue tradizioni, e continuatore dell'attività che il fratello aveva, così come intuito, iniziato. Purtroppo la famiglia di Vincenti, che è stata importante per la nostra comunità, ha avuto sempre delle morti giovani. Questa data di 52 anni, insomma, risuona. E ricordo che Padre Lino era intimorito ed ebbe anche un infarto mentre che era nostro professore, tant'è che poi venne a sostituirlo Padre Don Rosario Bacino. E poi quando tornò, la sua grande commozione, perché aveva superato la malattia e ritornò nelle classi, ricordo che non riusciva per settimane a trattenere le lacrime, proprio per questo affetto che aveva in tutti noi, nella nostra comunità. Era talmente affezionata alla sua, al suo paese di Bisacquino, al punto di supplire al vescovo, attenzione, perché quando ci fu bisogno, e meno male, Padre Lino si è opposto anche alle scelte del vescovo. Sapete, ricorderai che Cassis a un certo punto si era messo in testa di fare un mega museo a Monreale e da tutti i paesi andava prelevando le cose più belle. Museo che non si è fatto, non lo so adesso. Ora si è fatto, ma in qualche modo spogliando le comunità dei loro beni, poi conservati in un magazzino che nessuno vedeva, e quindi impoverendo la comunità. Ricordo che voleva portare la portantina di Pisacquino.
E Padre Lina allora disse, dice, se prendete questa portenta, io metto a suonare le campane della chiesa, faccio venire tutta la popolazione e vediamo cosa succede. Dico questo perché questo è amore proprio per il proprio popolo, per il proprio paese, e che adesso consente a noi di continuare a preservare queste cose. Infatti stiamo pensando per esempio di restaurarla. Dico questo perché mi riallaccio a quanto detto dal dirigente scolastico. Cioè, nel momento in cui noi dedichiamo una via, un istituto scolastico, un'aula magna, diceva dottore, il cuore della scuola, e diceva bene, non facciamo solo non facciamo solo un'operazione di memoria, che già da sola è importante, ma facciamo un'azione per cui dalla memoria ci ricordiamo che noi dobbiamo continuare a preservare le cose importanti che ci hanno lasciato i nostri padri, a cercare di svilupparli, a metterli in rete per le necessità della comunità. Ed era l'attività che faceva Padre Lino, che ha preso questa scuola che era nel nascere da un'intuizione del fratello, ma che poi ha contribuito notevolmente a far crescere. Allora, questo è il messaggio che noi oggi vogliamo darvi, voi giovani, che poi sarete la nuova classe dirigente di questi nostri paesi, che è questo: preservare ciò che ci hanno lasciato i nostri padri, che tante volte hanno costruito con tanti sacrifici, con tanto amore, con tante difficoltà. Si diceva, ah, ma una volta forse era più semplice. Non era così. Nel video traspare, c'era povertà, tante famiglie sono emigrate, eravamo nel dopoguerra, ci fu il terremoto, cioè ogni epoca ha le sue grandi difficoltà. Non c'è un'epoca felice e un'altra infelice, ogni epoca ha le sue difficoltà, e in ogni epoca occorre che alcuni prendano, come dire, in mano la situazione e col concorso di tutti preservino ciò che abbiamo ereditato per svilupparlo e farlo diventare momento di crescita della comunità. Perché vedete, a costruire ci vuole tanto, a distruggere o a perdere ci vuole nulla, niente, basta un po' di disattenzione. Allora, nulla è mai assolutamente consolidato, ma giorno dopo giorno bisogna preservare anche questa scuola. Vediamo come dobbiamo lottare sempre con i numeri, con la popolazione che diminuisce, con il restauro, vediamo insomma che ogni giorno è una lotta per tentare di non perdere quello che abbiamo ereditato. Quindi da un lato conservare, da un lato anche inserire delle innovazioni. Quindi il messaggio che Don Calogero e Don Lino oggi ci lasciano è che c'è necessità di chi ha le intuizioni e tenta di inserire cose nuove, ma anche la necessità di quelle persone che con amore e impegno conservino e fanno crescere ciò che hanno ricevuto da chi li ha preceduti. Quindi grazie di tutto quello che avete fatto, perché oggi la scuola, nel dedicare quest'aula magna, conserva la memoria di Don Lino e dà questo messaggio. Una persona che ha sviluppato ciò che ha ricevuto e che ci dice: continuate anche voi in questa mia attività. Grazie. Grazie al sindaco. Allora passiamo la parola al presidente del consiglio d'istituto, il dottore Davide Vincenzo, sempre per un ricordo di Padre Lino. Magari vuole integrare con qualche altra informazione. Buongiorno a tutti. Per me è un onore oggi essere presente in questa giornata in cui viene dedicata l'aula a Don Lino De Vincenzi. Io, come ha detto il professore Giacone, sono cresciuto con Don Lino De Vincenzi, in parte con Don Calogero, ho iniziato poi con Don Lino, comunione, matrimonio, eccetera, eccetera. Il percorso scolastico per me è stato, come si dice, una guida in tutto. Padre Lino, se vogliamo ricordare alcune cose, devo dire, è stata una persona, intanto era una persona aggregante, riusciva sempre ad avere giovani, avere ragazzi, e nel suo parlare lui aveva sempre i giovani
davanti a tutto. La scuola credo che sia stata per lui forse il miglior sfogo per le sue idee, proprio perché chiaramente il giovane, l'aggregazione, il territorio, la scuola di calcio, o meglio il calcio, anche per lui il calcio, parlando del campo sportivo, giustamente per Don Lino il calcio e il campo sportivo erano... Lui è riuscito a fare la squadra e i primi ragazzi non erano solo di Pisapino, ma erano di Chiusa, di Corleone, quindi giustamente guardava già al territorio, guardava a quello che si poteva fare per allargare gli orizzonti della scuola che aveva costruito il fratello e che lui stava cercando di portare avanti. Altra cosa importante, dico, ecco perché dico una persona aggregante, mi ricordo che già dai primi anni che io ero un ragazzino lui ha iniziato ad avere contatti con la gente che era partito negli anni 50-55, poco meno, all'estero, e iniziò ad andare in Germania, in Svizzera, in America e cose varie. Per non ricordare poi il grande organizzatore. Tutto quello che faceva era fatto alla perfezione con gli orari che dovevano compaciare, abbiamo fatto delle gite con lui e quindi dico lo sappiamo benissimo. Infine voglio ricordare il fatto che lui si è speso molto, dico, anche dico, per la nostra chiesa, il periodo in cui giustamente la chiesa è stata chiusa perché c'era il discorso del terremoto, ci sono stati lavori e cose varie. Al che poi, quando c'è fu la riapertura, è stata una grande festa, sicuramente, ma lui, appunto mettendosi al centro, in quanto era un grande organizzatore. E voglio per ultimo ricordare la festa del 3 maglio, qua c'è Don Rosario che ci può pure dare delle informazioni in merito. La prima festa del 3 maggio dopo la chiusura, dopo tanti anni di chiusura, giustamente, come si dice, è stato per noi ragazzi era una cosa nuova, per lui è stata la continuità con quello che aveva vissuto in precedenza, e tutto è riuscito molto bene, tutto è stato sistemato. Quindi questa è stata una piccola storia di quelle che sono, perché poi si sono dette tante cose a parlare, come si dice, dopo il sindaco, dopo il preside, cose varie, di una persona così importante come Don Lino, non è una cosa facile. Però credo che questa sia una bella giornata dedicata a una persona che per la scuola, ma soprattutto per la comunità pisapinese e per tutto il territorio, ha dato tanto, tantissimo. Sicuramente guardava, soprattutto Don Calogero lo guardava molto lontano, come ha detto il sindaco, il Don Lino è stato più tradizionalista, che ha cercato di continuare quello che aveva in parte tracciato di quel fratello Calogero. Però sono delle persone che dobbiamo ricordare, soprattutto a quei ragazzi, a quei giovani, e avere di queste persone che siano di guida come lo sono state per me, diceva il professore Giacone, anche per lui e cosa fare, penso che sia stata una cosa molto importante. E poco fa, nei vari passaggi del video, devo dire la verità, mi sono emozionato, perché effettivamente vedere lui in alcune occasioni dalla squadra di calcio dove c'era il professore Giacone con il parasole e qualche altro e vedere poi pure la vara del 3 maggio, sono stato capovara, quindi giustamente una cosa molto importante. Quindi ringrazio a nome mio, anche perché rappresento io i genitori, rappresento gli studenti, essendo presidente del consiglio d'istituto, chi ha avuto l'idea dal professore Caronna, dal preside, a volere fare questa giornata, a voler intitolare quest'aula a Don Lino De Vincenti. Grazie a tutti. Allora, se lo desidera, inviterei padre Bacile, benvenuto, a dire due parole. Nostro collega in questa scuola, ha insegnato, ti faccio rientrare dentro. È un'emozione, bravo. Sì, meglio.
Io ho insegnato solo 17 anni qui, all'agraria e poi qua. Allora, questa data di oggi, 24, è il giorno successivo a che cosa? Quando è morto? Padre Calogero, il giorno del funerale. Poco fa ho notato questo. Il funerale fu il 25. Ah. San Gerlando, capito cosa è quella via? Sì. Il fatto stesso che l'indomani, ecco, della morte, anniversaria, diciamo, del nostro caro Don Calogero, io sono cresciuto con tutti e due, da seminarista con Don Calogero, i primi anni di sacerdozio, i primi 6-7 anni del sacerdozio e poi Don Lino. Sono contento di questa bella iniziativa che la scuola ha voluto programmare, intitolando quest'Aula Magna a Don Lino. Don Calogero è, diciamo, il fondatore della scuola. Pensiamo a tutti i vari locali di qua e di là, pur di portare avanti l'iniziativa. Finalmente poi il frutto di tanto impegno l'ha raccolto il fratello, Padre Lino, che ha continuato in maniera indicibile tutto quello che il fratello aveva iniziato. Quindi è bello che oggi si ricordi Don Lino e nello stesso tempo poi la morte di Don Lino fu il 12 febbraio. Quindi siamo proprio ancora nel mese. E di Padre Lino io ricordo che quando se ne andò da qui e io cominciai a insegnare qua, tutti mi dicevano: si vede che Padre Lino non c'è, si vede che manca Padre Lino. Attenti, sto dicendo delle cose per dire come la sua era una presenza fattiva, costruttiva, una presenza che diceva, cioè, con la sua sola presenza diceva tutto. E questo giustamente va rilevato, l'amore alla scuola e l'amore al paese e l'amore ai giovani e l'amore alla crescita culturale del paese, ma anche del territorio, perché la scuola di Pietro Aquino era il sogno di Don Calogero, fare di Pietro Aquino la cittadella dello studente, dello sport, va bene? Quindi molto bello quello che adesso si sta facendo. Io ringrazio il preside, ringrazio tutti voi, i nipoti che saluto con tanto affetto, perché intanto io sono il successore di Padre Pio, quindi già questo è un motivo in più per poter dire. Sto cercando di continuare, di fare quello che è possibile perché nel paese, nella scuola, il ricordo di questi due sacerdoti, certamente punti fondamentali, punti di riferimento per la nostra comunità pisacquinese e per tutto quanto il territorio, da Corleone a scendere, ma anche c'è Roccamena, c'è Chiusa, c'è Giuliana, c'è Palazzo, che ho avuto tanti alunni di Palazzo Giuliano, di Brizzi, quindi pensate un po' se la cosa non va ricordata. A voi che cosa? Il compito di ricordarne davvero queste belle figure e di continuare nel lavoro che è stato iniziato. È stato bello anche che è stato detto tutto quello che loro hanno pensato e hanno cercato di realizzare, adesso a noi il compito di continuare. Credo che sia proprio questo l'impegno che la scuola deve assumere proprio in questo giorno in cui si vuole ricordare Padre Lino e dedicare questa Aula Magna al carissimo Don Lino. L'ho visto con tanto piacere. Qualche giorno fa io sono andato al cimitero, sono andato a pregare alla sua tomba e onestamente devo dirvi che lo sento di dentro che qualcosa ha lasciato, va bene?
ringraziamo veramente tutti gli intervenuti, grazie a Padre Virgilio per la testimonianza. E adesso concludiamo questa giornata con un momento bellissimo, che è la premiazione dei nostri ragazzi più meritevoli dell'anno scorso, però in base allo scrutinio dell'anno scorso, è una premiazione praticamente intitolata proprio a Don Calogero Di Vincenti. E ringraziamo Padre Lino perché allora volle fortemente questa borsa di studio da istituire a nome del fratello. E quindi cominceremo adesso a chiamare i ragazzi, cominciamo diciamo dal... a lei. Allora, vedranno Giovanni, stiamo premiando Giovanni qui. Allora, stiamo premiando praticamente i ragazzi che hanno avuto la media più alta l'anno scorso. Voglio, diciamo, c'è primo, secondo e terzo classificato, perché allora così era stato fatto, insomma, deciso di fare. Però dico, la differenza tra il terzo classificato, il secondo e il primo è certe volte di un decimo, ne è media 9,4 oppure 9,5 di questo. Però giustamente la matematica non è un'opinione, Giovanni, e quindi a suo giro. A chi? A uno dei nipoti di Giuseppe. Prego, Giuseppe. A lei. Qui simbolicamente c'è un assegno, va bene? Simbolicamente voi date il conto IBAN e vi carichiamo i soldi. Va bene. Pianista, bravissimo in tutto. Giovanni è un bravo ragazzo a 360 gradi, non solo a scuola. 50 no, non interessa, 360. Allora, il secondo, diciamo, vorrei sbagliare questo. C'è una differenza. Ok. Chiamiamo il Presidente del Consiglio. Sì, sì, sì. Dottore, e allora, Maria Vita mi pare che è... Ma eccola qua. Otto Maria Vita. Ringraziamo Filippo Milazzo che è stato un perfetto, grazie. Diciamo, quello che ho avuto in assoluto la media di quarta, cioè il sindaco, e Ragusa Salvatore. Dov'è Salvatore? Complimenti pure a tutti i genitori che sono qua presenti. Questo è il sindaco. Allora, abbiamo finito, è stata davvero una cosa bella da ricordare. Io ringrazio tutti gli intervenuti, grazie per il vostro contributo e grazie per aver ricordato una figura così importante, insomma, non solo per questa qui. Quindi da oggi in poi, anche degli inviti e tutto il resto, risulterà a Ora Magna Don Lino Di Vincenti. Quindi è una bella cosa. Complimenti alla famiglia, grazie per essere venuti, per essere qui e per mantenere un legame così forte con questa scuola e con questo territorio. Grazie a voi ragazzi. Naturalmente raccogliete e custodite tutto quello che oggi è venuto fuori, perché poi spetta a voi.